Questa trasmissione è offerta da Credi Friuli, la banca che ha il Friuli dentro. Allora, cara Giorgia, alla scoperta del nostro fantastico territorio, grazie a Tag in Comune, e oggi dove ci troviamo? Guarda lì. Vediamo. Terzo ora, di Aquileia. Ora. Facciamo una premessa. Quanti di voi hanno attraversato questa statale, letto questo cartello, mai entrati in paese e proseguito verso Grado? Però è vero, È vero. E oggi invece entreremo dentro questo comune? Esatto, non è una strada di passaggio, ma è un territorio che abbiamo scoperto veramente ricco, ricco soprattutto del valore della comunità, vero? E in questo ci hanno stupito. Quindi sì, usciamo dalla statale, dimentichiamoci la destinazione di Grado ed entriamo a Terzo d'Aquileia. Anche perché, cara Giorgia, come hai detto tu, ci sono delle realtà molto molto unite e poi la convivialità qui è di casa. Sì, la convivialità sì, è qualcosa che caratterizzerà assolutamente questa puntata. Ma poi ci sono anche delle chicche meravigliose, delle chiese di cui pochi conoscono l'esistenza, delle chicche particolari, degli eventi, delle associazioni. Insomma, c'è un sacco da vedere anche oggi. Tra l'altro, non dimentichiamo, salutiamo l'automobilista che ci pivetta. Ci hanno riconosciuto. Non dimentichiamo che siamo su una ciclabile, una delle più importanti del Friuli Venezia Giulia, quella che dall'Austria porta a Grado. E anche questo sì, è Terzo d'Aquileia. Andiamo? Quindi, come vi dico sempre, noi adesso andiamo. Mettetevi comodi comodi, buttate il telecomando e gustatevi questa puntata di Tag in Comune. Qui è una cosa seria, dobbiamo fare il piano per la puntata di Terzo d'Aquileia e ci hanno convocato in sala consigliare. Sì, ma una cosa incredibile questa, cioè... Ma tu sei mai andato in una sala consigliare a sederti così, a sentirti importante oggi così? Oggi mi sento veramente importante. Anch'io. Va bene, allora facciamo, apriamo la seduta con il sindaco Giosualdo, a cui cedo immediatamente la parola. Grazie Giorgia, grazie all'Udinese TV per la presenza. Noi perché vi abbiamo invitato in sala consigliare? Sala consigliare è il posto, diciamo, decisionale del paese, dove il consiglio comunale, naturalmente tutti sanno, si riunisce alla presenza del sindaco, della giunta, dei consiglieri di minoranza e maggioranza e decide le sorti del paese. Vi ho convocati qua perché vi voglio far conoscere l'anima del paese, l'anima viva. Abbiamo i monumenti, abbiamo le cose ferme, cose statiche, ma abbiamo anche l'anima viva. Quindi adesso noi, ognuno di questi ci porterà in un posto diverso del comune, ok? Va bene. Ci rivediamo più tardi. Vai, via, a più tardi. C'è da lavorare oggi, eh? Andiamo. Sindaco, cominciamo qui dal suo ufficio che racconta la storia di Terzo d'Aquileia. Palazzo appunto della famiglia Vianelli, che arriva dal Veneto, come molte famiglie qua di Terzo d'Aquileia sono originarie del Veneto per via delle bonifiche. Veniamo a scoprire tutta questa bellezza durante il restauro che poi diventa la sede municipale nel 1994-96. Abbiamo scoperto che è stato dipinto, affrescato da un pittore che veniva da Murano, che aveva in appalto questi affreschi. Sebastiano Santi, l'artista che si parlava, nel 1700, probabilmente i proprietari l'hanno chiamato e gli hanno detto: vieni a farci una visita e a mettere un due pennellate della tua arte anche all'interno di casa nostra. Senta, voi siete un comune che insomma si trova in mezzo a pezzi grossi, Aquileia, Cervignano, Grado, e quindi per questo forse deve avere una sua personalità, no? Per riuscire ad avere anche un'identità, a non in qualche modo confondersi con gli altri. Ma lei mi diceva che rivendicate anche il fatto di essere nati prima di Aquileia.
Sì, c'è un insediamento nella nostra zona a sud, proprio sul confine di Aquileia, sul canale dell'Anfora, che era famosissimo per via degli spostamenti di merci all'epoca romana. Parliamo di prima di Aquileia, 13 secoli prima di Aquileia. Sindaco, Terzo di Aquileia è attraversato anche da una delle ciclabili più importanti della regione, l'FVG1, e ci siamo sopra in questo tratto, tra l'altro molto bello. Ci sono 17.000 transiti annui su questo pezzo di FVG1 che porta appunto da Pontebba a Grado. No, non abbiamo solo questa realtà, abbiamo anche una realtà che adesso è già stata completata, che è nella zona Salmastro, sugli Argini, che portano, diciamo che il ciclista che arriva dall'Austria può tranquillamente proseguire per Grado oppure andare verso San Martino, Borgo di San Martino, arrivare a Salmastro, a un certo punto sulla nuova ciclabile che è stata finita da qualche mese e poi iniziare a vedere tutta la laguna fino a Grado e cammina e pedala sugli argini della laguna. Senta, il fiume che stiamo costeggiando ci ricorda anche una pagina della storia del nostro paese che si è vissuta anche qui. 8 aprile del 1945, dove furono fucilati 17 nostri concittadini. È stata ed è ancora nel ricordo di molti a Terzo d'Aquileia una tragedia immane che non sa da ripetersi più. Andrea, intanto ci troviamo qui a Terzo d'Aquileia, siamo proprio nell'ex latteria comunale dove sorge la Prologo di Terzo. Allora sì, qua era la ex latteria comunale, anche la struttura rivendica il suo passato, possiamo dire, da dove venivano appunto creati i proventi per anche essere distribuiti nel paese. E noi l'abbiamo, diciamo, riutilizzata grazie a una concessione comunale. E la nostra volontà era quella di riavere uno spazio pubblico sentito dalla popolazione per il paese stesso e riadibirla per una cosa concreta. E la Prologo ha un po' avuto questo sistema di riavvolgere questi rapporti perduti fra le varie sezioni, che sono molte a Terzo, e appunto ricreare quella base sociale, secondo me, che c'è a Terzo. Voi siete una Prologo molto molto attiva, tra l'altro qui c'è il carnevale che va veramente forte, per il carnevale si lavora tutto l'anno. La tradizione del carnevale a Terzo è veramente di lunga data, è molto sentita per il paese e veramente si è lavorato e si lavorerà molto per il carnevale, siamo sicuri di questo. Quest'anno abbiamo provato a rimetterci in carreggiata, abbiamo sviluppato un piccolo progetto ovviamente giusto per avere quella base. E speriamo che nei prossimi anni si ritorni ai vecchi albori, diciamo. L'associazione Prologo si occupa di eventi sul territorio, non solo come riguarda il carnevale, ma anche, possiamo dire, attività ricreative per il comune. Abbiamo anche una tradizione di Palio dei Borghi, molto sentita anche quella. E ci occupiamo anche di eventi culturali. Senti, io adesso ti saluto perché voglio andare a trovare anche una squadra di calcio qua di Terzo d'Aquileia, so che sono attivissimi anche loro. Certo, la squadra dell'S di Terzo ormai nei cuori di tutti i paesani e non solo. Senti, da che parte devo andare? Da quella parte. E allora vado di là? Certo. Ci vediamo presto. Ciao, grazie. Complimenti per tutto. Grazie. Bruno, intanto è un piacere conoscerti, anche perché tu sei il cupido di Terzo d'Aquileia. Direi di sì, sono il più vecchio che ha fatto tiro con l'arco qui a Aquileia, a Terzo. Senti, una vita per lo sport, ma cos'è per te questa disciplina?
A me ha insegnato un po' a stare in società, ad abituarmi a capire le persone e anche a scaricarmi la mente nel tiro con l'arco, sì. Il pubblico vede e dicono guarda che facile, basta fare così e vanno nel giallo. E magari fosse così facile. Ci vuole dedicarsi proprio completamente, a avere anche la mente fatta per il tiro con l'arco. Questa disciplina ha età? A che età si può iniziare? Sempre, dai 8 anni che si può iniziare a fare gare, fino che uno ha forza di fare. Senti, a proposito di gare, ho saputo anche che da queste parti è passata una campionessa. Sì, scusa. Sì, è passata una campionessa, veramente, Sara Rett, che qua aveva iniziato qua a terzo, era con la compagnia Arcieri Sonzo e poi è passata col compound. E col compound si dedicava, che era qua che si allenava, la vedevo io, gli dicevo io che era monotona perché andavano sempre nel giallo. Comunque ha vinto un campionato mondiale a Cortina d'Ampezzo. Allora voi rimanete lì, due chiarimenti e dopo proverò a scagliare la mia prima freccia direttamente con Mr. Bruno Stocco, va bene? Il microfono glielo dai a qualcuno. A lui, non... Prendi bene, così. Traguarda la freccia e la punta sul giallo. E mollo quando... proprio, mollo? Sì, ma lascia, mollo? Lascia. E vai. È andata, grazie Bruno, ho fatto 10 in Giorgia! E finalmente siamo arrivati a San Martino. Ci avete creato un'aspettativa per questo borgo che devo dire è ampiamente ripagata perché è incantevole. E qui siete famosi per la festa della zucca. Sì, ormai da 23 anni questo borgo, attraverso un'associazione che si chiama appunto Amici del Borgo di San Martino, organizza la festa della zucca. La festa è partita appunto molti anni fa, veramente in maniera molto limitata. Abbiamo visto che la cosa poteva funzionare, quindi da lì poi man mano è cresciuta e adesso è sicuramente una delle manifestazioni più partecipate dell'intera Bassa Friulana. Da un certo punto in poi abbiamo deciso di puntare sulla ricostruzione storica e quindi di puntare su una figura particolare che caratterizza la storia del nostro territorio, che è quello della madre badessa Maddalena de Varmo, che nei primi del Cinquecento era la madre badessa del monastero delle monache benedettine di Aquileia. E qui avete migliaia di visitatori. Quest'anno siamo tornati finalmente al format originale, quindi con la ricostruzione storica, col mercatino medievale e anche col mercatino invece degli hobbisti. Chi è la badessa qui? Buongiorno! Maddalena de Varmo, e sono stata badessa del monastero dal 1506 al 1519. E qui sono con due mie consorelle e abitualmente la badessa andava in giro per le terre anche a prendere le decime che tutte le popolazioni davano quel periodo. La badessa poteva anche decidere chi era il sindaco, il castaldo dei vari territori, ecco, a lei assoggettati. Ecco, su questo libro che ha scritto Don Pino, c'è la storia del monastero e di tutte queste terre. La badessa ogni anno alla festa della zucca appare, e c'è una rievocazione storica nella quale si parla di un certo episodio, c'è di solito anche un banchetto medievale e c'è molta gente e noi siamo contenti di questo per San Martino e per tutta la comunità. Bello scoprire questo potere delle badesse, eh? E voi invece chi siete? Vengo qui. Siete dei popolani, voi siete qui di San Martino tutte? Che significato ha questa festa per voi? Io, abbiamo iniziato per scherzo e stiamo proseguendo, divertendo i bambini con i vari laboratori anche. Perché c'è un bel appuntamento. Sì, io do l'appuntamento, di solito ogni anno faccio il zuff. Ecco. Come si fa il zuff? Con la farina di polenta e acqua.
si va avanti a messiare per un'ora e poi si serve. Bello. Allora, invitiamo tutti. Avete già le date del prossimo anno? Quasi? Sempre il terzo weekend di ottobre, per cui adesso non mi ricordo quando cade, ma insomma il terzo weekend di ottobre, come sempre, vi aspettiamo a San Martino di Terzo per la festa della zucca. San Martino, frazione di Terzo d'Aquileia con 600 anime, una frazione che nasce attorno alla sua chiesa, la chiesa di San Martino. Tra poco vi porto a vederla perché è veramente una perla nascosta, qualcosa di meraviglioso. Ma l'intero paesello qui è veramente vivace, insomma, pieno di iniziative, è una gran bella realtà. È il Poma che ci fa qui. Ma, Giorgia, cosa ci faccio? Hai visto per caso una freccia? Perché la terza freccia... Non so dove è finita, No. No, 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 non l'hai vista. Ho visto badesse, ho visto costumi medievali, zucche, ma non ho visto frecce. Ma dopo ti spiegherò quella della freccia, allora. Ok. Comunque, tu cosa ci fai qua? Ma guarda, stiamo per entrare qui dentro, non puoi capire cosa c'è. Ho dato un'occhiata, c'è Don Pino che mi aspetta e andiamo alla scoperta di una chicca artistica e storica meravigliosa che non tutti conoscono. Nessuno conosce, nemmeno io conoscevo. E allora, mentre vai da Don Pino, sì, io vado in un altro luogo magico di Terzo d'Aquileia, perché Terzo d'Aquileia è una scoperta veramente pazzesca anche per me oggi, Hai già mangiato? Non ancora, ho spizzicato, okay, ho spizzicato, okay. Va bene, ci ritroviamo dopo? Sì, dai. Vado, ciao. Questa chiesetta che scoprirete insieme a noi è veramente una chicca, una piccola meraviglia. Venite. Dunque, questa chiesa è intitolata San Martino e la chiesa anche ha dato il nome al paese. San Martino fu sotto giurisdizione dell'abbazia di Cervignano, l'abbazia benedettina di Cervignano, che fu fondata al tempo dei Longobardi. Questi affreschi da dove arrivano? Di che epoca sono? Questi affreschi naturalmente vanno dal 1200, la metà del 1200, fino al primo 500. Abbiamo il patrono San Martino, ecco, raffigurato insieme con altri santi, prima di tutto la Madonna, il bambino, poi i santi San Benedetto, perché San Benedetto, eravamo sotto il monastero di Aquileia, da questa parte Santa Elisabetta d'Ungheria e i due nostri patroni e compatroni, San Martino, raffigurato sempre come vescovo. Ecco, San Cristoforo, protettore dei viandanti, perché appunto, come dicevo prima, essendo una chiesa sul passaggio dei pellegrini, dei viandanti, ecco, avevano bisogno anche di una chiesa per poter sostare anche le volte di notte. Però questo è un posto bellissimo, e c'è un posto che meriterebbe di stare nelle guide turistiche, è d'accordo? Cioè, un posto tutto da scoprire. Il presbiterio è stato rinnovato a nuovo, è fatto è più grande, ecco, e qui hanno dipinto con lo stesso intento. Hanno fatto questi dipinti partendo dalla storia antica, dalla storia dell'Antico Testamento. Lei da quanto tempo è parroco qui? Questa qui è la seconda mia parrocchia e sarà anche l'ultima.
per dire che sono radicato in questo paese, ho scritto anche una grossa storia del paese. Alberta, ci troviamo in un posto veramente che ha fatto la storia della vostra banca? Ma direi di sì, perché la Cassa Rurale di Terzo è nata nel 1907 per opera di alcuni agricoltori e mezzadri dell'epoca che prima dovevano rivolgersi esclusivamente agli usurai per soddisfare i loro fabbisogni finanziari. Poi è nata questa cassa, 2 anni dopo è nata la Cassa Rurale Cattolica di Cervignano nel 1909 e solo nel 71 le due realtà si sono fuse. Poi nel 2001, dall'unione con la Banca dell'Alto Friuli, è nata Credi Friuli. Terzo è un paese dalla forte identità e coesione sociale. Io stessa sono di Terzo e sono rientrata dopo 30 anni, non vi nascondo, con un bagaglio di grosse preoccupazioni. Invece sono arrivata qui e sono stata accolta nuovamente, veramente con grande entusiasmo da tutti. Una banca in cui il cliente entra, si sente ben accolto, noi cerchiamo di soddisfare i suoi bisogni e di considerarlo per quello di cui ha bisogno. Per cui siamo una banca di persone, come ti dicevo, siamo in 6 ed esiste una forte coesione fra di noi. Senti, questa banca c'è anche un museo, dai, visto che abbiamo trovato un piccolo cimelio, infatti, vuoi raccontarmelo? Quel cimelio è la prima cassaforte di cui si dotarono questi agricoltori. Questa banca è passato, perché è storia, è realtà, perché è presente e soprattutto sarà futuro. Beh, questa banca per me è importantissima perché qui ho trovato sicuramente competenza, flessibilità e quindi attenzione all'individualità del caso e quindi mi trovo molto bene. Cosa ci fate di bello oggi in banca? In banca? Ma noi siamo qui ogni giorno in banca o per un motivo o per un altro, quantomeno a passare a salutare. Esatto, no, la banca è una grande famiglia, anzi ci troviamo benissimo con loro perché da quando siamo qua che abbiamo, cioè papà anzi, da quando è venuto che loro ci hanno aiutato un sacco, ci hanno aiutato con tutte le burocrazie, perché papà non parlava italiano, noi eravamo piccoli, quindi ci hanno sempre aiutato in tutto. Io sto aspettando il mio turno, lei cosa sta facendo? Anche io sto aspettando il mio turno, devo parlare con la direttrice, stiamo facendo un progetto qua a Cervignano. Come imprenditore faccio, ovviamente chiedo l'aiuto della nostra banca che comunque ci ha sempre aiutato. Insomma, passando per Terzo d'Aquileia c'è una bellissima pista ciclabile che ci porta fino a Grado. Assolutamente sì, sempre bella. D'inverno, d'estate, primavera, tutte le stagioni. Cosa possiamo dire di questo paesaggio? Fantastico, fantastico, troppo bello. Troppo bello, in qualsiasi condizione atmosferica. Io la faccio anche di notte. Sindaco, Terzo ha un primato per quanto riguarda la scuola. Ce ne vuole parlare? Assolutamente sì, questo è un altro luogo di questa comunità molto sentito, che è la scuola a tempo pieno, che nasce nel 1970-72 e è tuttora in essere. Lo coltiviamo come ruolo importante per la cultura di questi bambini, perché il primo mattoncino nasce appunto nelle scuole, nella scuola primaria e dell'infanzia. Ma quindi siete stati i primi in qualche modo? Assolutamente sì, assieme a Flaibano, che abbiamo fatto una sorta di gemellaggio dei primi paesi che aprivano
a questo tipo, a questo modello di scuola. Quindi è un vanto la vostra scuola e negli ultimi 10 anni è salita la ribalta anche per questa idea bellissima e che tra l'altro ha avuto tanto successo dei calzini spaiati. I calzini, per la giornata dei calzini spaiati parte da qui, da Terzo d'Aquileia. Ormai ne parla tutto il mondo. Sì. La maestra Sorbina ha colpito proprio nel punto ideale della, con questa sua voglia di fare, di muoversi, ha creato 10 anni fa appunto questa giornata in calzini. Approfitto della vostra televisione, del vostro canale, per lanciare l'idea di farlo diventare il paese dei calzini spaiati e che è riconosciuto ormai in tutto il mondo. Chissà. Adesso voglio capire cosa ci fate di bello oggi qui in questo locale. Per contentare i nostri amici qui, no? Se no dopo ci criticano che non li abbiamo invitati. Si festeggia allora qualcosa, cosa si festeggia? Festeggia? Quanti anni moglie? Quanti anni moglie? 64, dai, non sono tanto. Di matrimonio? Complimenti. Grazie. Io so che voi fate parte di un'associazione molto importante di Terzo d'Aquileia, quale? La OSEO. Insomma, una bella associazione. Associazione, sono anche bravi perché fanno tante attività. Complimenti, anche perché si fanno tante attività e c'è anche la regina del burraco, mi dicono, e che è proprio lei. Come si chiama lei? Io mi chiamo Marisa. Come va Marisa, tutto bene? Grazie, bene, bene, sì. Cosa possiamo dire di questa associazione, cosa possiamo dire di questa convivialità tra amici? Noi ci troviamo benissimo, sì, insomma si gioca, gli uomini giocano a bocce e noi sì, noi facciamo il burraco, ci divertiamo in compagnia, si chiacchiera di più del meno. Insomma, c'è chi è forte a burraco e c'è chi è forte a bocce, ma per diventare un grande campione di bocce cosa tocca fare? Allenarsi di continuo, cercare di portare via il pallino all'avversario, cercare così di farsi arrabbiare uno con l'altro anche, no? Adesso voglio capire un attimino da voi, da questa signora qui, cosa posso mangiare di buono oggi a Terzo d'Aquileia? Perché io sono un buon gustaio, lei come si chiama? Io, Eleonora. Complimenti, Eleonora. Grazie. Lei cosa ha mangiato di buono oggi? Io ho mangiato un scoglio, scogliera, buonissima. Buonissima, me la consiglia? Sì, se la mangia, tranquillo e soddisfatto. Io la ringrazio e ci vediamo presto presto, va bene? Grazie. Qui poi siete una comunità molto molto attiva e molto unita. Beh, questo sì, abbiamo una storia che viene da lontano. La storia di Terzo, l'accoglienza, è una cosa che dalla guerra in poi è una storia molto importante, partitica e politica, che abbiamo accolto dei bambini di Artemis e Faedis che gli hanno bruciato il paese e i nostri genitori, i nostri avi, hanno accolto questi bambini all'interno delle proprie case, avendo comunque una miseria in casa, e l'hanno condivisa. Giorgio, ma se ti dicessi ulala, a cosa ti viene in mente? Vabbè, guarda, è nata dopo aver fatto un ventennio di liscio, che in quegli anni era una cosa, un divertimento che nella comunità di Terzo accoglievano tutti i dintorni. Insomma, si ballava seriamente qui a Terzo, era una grande balera, questa sala nuova. Allora, questa balera veramente era grande, perché qui hanno partecipato un po' tutte le grandi orchestre romagnole. In quegli anni, dentro questa sala ci sono fidanzati centinaia di uomini e donne. Quindi tante storie d'amore sono nate qui. Questo posso garantirtelo, e anche la mia è successa qui dentro. Tra l'altro tu ci hai anche lavorato qui, eh? No, io un po' meno, altri, i miei genitori veramente ci hanno lavorato, hanno dato del proprio per questa realizzazione, perché ci credevano. Beh, io ti ringrazio, adesso vado a scoprire la storia di questa super grande balera che io ho conosciuto come ulala. Volete sapere come è stata costruita? Così, i blocchi li hanno fatti la gente del paese durante le ore che avevano il tempo durante la notte, con la luce facevano questi blocchi, poi un po' alla volta hanno cominciato a mettere su i blocchi uno sopra l'altro. Ma è vero che qui una volta si veniva a fare il cameriere, non si veniva pagati, però
si aveva il diritto di rientrare dentro a gratis. Io sono il coordinatore di camerieri. Addirittura? Io, sì, proprio io. Ci si divertiva una volta, eh? Però, allora io avevo qui un gruppo di 30 camerieri, però erano di tutta la bassa, di Aquileia, Cermiano, Fiumicello, Terzo, e avevo 5 per turno. Ognuno aveva il tesserino che poi la settimana dopo poteva venire dentro gratis. Avevano solo un buono per bere una bibita e basta, insomma, no? Il resto avevano il tangino per venire dentro la settimana dopo. I veglioni, che cominciava alle 8 o 9 fino alle 5 di mattina, c'erano due turni, uno fino a mezzanotte l'una e poi l'altro turno partiva fino al mattino. C'è una villa qui nel centro di Terzo d'Aquileia, accanto alla chiesa, che ha una storia particolare. Ce la racconti? Sì, la villa è la villa Cassis Faraone, che appartiene appunto alla famiglia Cassis Faraone, che è una famiglia molto significativa nella storia non solo di Terzo d'Aquileia, ma dell'intero Friuli Venezia Giulia. La famiglia trae origine da Antonio Cassis Faraone, che alla fine del 1700 abbandonò l'Egitto, dove svolgeva il compito di esattore per conto dei monarchi, e si trasferì a Trieste, attivando una proficua attività commerciale, in particolare naturalmente con la sua terra natia. Antonio Cassis Faraone, grazie alle sue capacità, accrebbe il suo patrimonio e quindi acquistò diverse proprietà in intero Friuli Venezia Giulia, tra cui naturalmente a Terzo, ma anche ad esempio a Precenicco. La famiglia quindi è stata una famiglia molto importante. Il conte Antonio Cassis Faraone, tra l'altro, è colui che ha costruito quello che adesso è il Teatro Verdi di Trieste. Tra gli ultimi discendenti della famiglia c'è la contessa Margherita Cassis Faraone, che purtroppo è deceduta qualche anno fa in seguito ad un episodio abbastanza tragico, che è stata anche lei una grande benefattrice della nostra comunità e comunque del Friuli Venezia Giulia. Anche lei era tra i soci fondatori dell'attuale fondazione del Teatro Verdi di Trieste e inoltre nel corso della sua vita ha sostenuto in particolare molte iniziative di carattere culturale, in particolare legate alla musica, che lei adorava, sponsorizzando concerti di rilievo internazionale sia qui a Terzo che in Basilica d'Aquileia. Una delle prime iniziative che allora ha contribuito, diciamo così, ad organizzare come giovane amministratore comunale è stato ad esempio nel 1996 il concerto di Uto Ughi e del suo quartetto di archi, che appunto si è svolto qui in chiesa a Terzo. È mancata, dicevi, qualche anno fa, purtroppo a causa di un fatto tragico, un omicidio in Austria. Ora c'è qualcuno che viene qui, che manda avanti la villa, insomma, che si occupa di questa proprietà? Sì, proprio perché appunto la contessa Margherita era molto attaccata a questa casa e anche i suoi figli, che pure insomma vivono stabilmente in Austria, dove appunto lavorano, svolgono la loro attività, comunque vengono spesso qui in questa casa, che appunto sentono come casa loro, nonostante appunto la loro residenza sia in Austria. Caro Presidente, grazie per averci portato in un paradiso terrestre, anche perché in questo momento ci troviamo in un luogo veramente incontaminato. Dove siamo esattamente? Siamo alla confluenza del fiume Aussacorno e siamo in un territorio in cui ci sono 5 comuni
che si confinano fra di loro. Questa è un'associazione che è nata nel 1982, però i posti barca sono stati costruiti 10 anni dopo. Cosa possiamo trovare in questo territorio a livello di flora e di fauna? Qui abbiamo centinaia di cigni. In questa isola qui, che c'è qui davanti, praticamente il sito del falco di palude, che è un animale piuttosto raro. Ma durante l'anno organizzate tante cose, sì, tante escursioni, sì, tante visite? Esatto, sì. Noi abbiamo due attività. Noi siamo intanto società, cioè associazione sportiva dilettantistica, affiliata al CONI, attraverso l'affiliazione alla Federazione Italiana di Pesca Sportiva, la FIPSAS. E però facciamo regate veliche, facciamo gare di pesca e attività didattica su argomenti del mare. Portate le persone anche i casoni? Portate? Io con la mia non ci riesco, perché io sono proprietario di una barca a vela e non ce la facciamo, però con le barche a motore, quando possiamo, andiamo nei casoni. Sì. Ma qui, a seconda delle stagioni, per esempio, ci sono le stagioni in cui si pescano orate, ma è una cosa, perché è un luogo di passaggio. Le orate, in una fase della loro vita, escono o entrano qui per edificare, e quindi in certi periodi qui è ricchissimo. Poi ci sono le spigole, ci sono, sì, è un posto molto ricco dal punto di vista sia ambientalista, come vedete, e anche naturalistico. Adesso voglio capire da lei cos'è Terzo d'Aquileia. Allora, Terzo d'Aquileia è un paese, un paesino non grande. Secondo me la caratteristica di Aquileia è soprattutto la sua armonia, e soprattutto, a mio parere, un grandissimo spirito di comunità. Senti, cosa possiamo trovare nella riserva di caccia di Terzo d'Aquileia? Nella riserva di caccia di Terzo d'Aquileia ci troviamo i caprioli, le lepri, i fagiani, i germani, diverse selvaggina migratoria. Quindi fate tanti laboratori didattici anche per imparare a riconoscere, insomma, la flora e la fauna. C'è dei tecnici che spiegano a questi ragazzini tutte queste uccelletti, questi animali, fauna, e vengono spiegati ai ragazzini che fanno le domande. Questo è il bello di questa giornata, insomma. Caro Fulvio, ho saputo che una volta l'anno fate anche una bellissima cena a base di capriolo. Certo, ogni anno con l'amministrazione comunale, da quando sono io direttore, facciamo una cena con tutto il sindaco e l'amministrazione comunale, per avere anche un buon rapporto con l'amministrazione comunale. Colgo l'invito di invitarvi anche voi, te, quel giorno vi sarà tramite il sindaco, vi invito alla cena. E quindi due posti a tavola in più per me e per Giorgia, anche tre? Anche quattro facciamo, dai! Sì, non ci sono problemi. Non ci sono problemi, io ti ringrazio e ci vediamo alla cena del capriolo allora. Sarà il sindaco stesso a informarvi. Io ti ringrazio, salutami tutti i soci, eh? Grazie anche a voi della vostra partecipazione. Faccio parte dell'associazione Donatori Sangue, sezione comunale di Terzo d'Aquileia, che è un'associazione che è presente sul territorio da 50 anni. Quest'anno festeggiamo il 50° anniversario della fondazione della sezione comunale. Siamo molto presenti nella vita comunale, insieme, in sinergia con le altre associazioni, anche con il comune, con l'amministrazione comunale, partecipiamo a molti eventi, sempre. Insomma, siete molto molto attivi. In quanti siete? I donatori siamo circa un 300. Caro Presidente, finalmente siamo arrivati anche nella sede storica della banda mandamentale di Cerviano del Friuli. Cos'è per lei questa banda e quando nasce? Allora, questa banda nasce nel 1954 sulla fusione di quattro bande, perché
c'era il periodo dell'emigrazione della gente, tutte le bande erano in difficoltà e hanno trovato la scusa per fare questa fusione ancora 70 anni fa quasi. Quante persone sono iscritte? Adesso siamo come suonatori circa una quarantina, 45, e più la scuola di musica che ha circa 35 allievi. Cos'è per te questa società sportiva e che ruolo ricopri questa società? Allora, in questa società io faccio il dirigente della prima squadra e poi mi occupo anche dei bambini, do una mano, perché comunque qua tutti ci diamo una mano a fare qualunque cosa, dal presidente ai dirigenti a chi va in campo accompagnatore. Durante l'anno so che si fanno anche tante manifestazioni presso questo campo sportivo. Sì, tipo l'anno scorso abbiamo fatto le Terziadi, che è stata organizzata dalla Proloco insieme alla società Terzo Calcio. E poi sì, tempo indietro facevamo dei tornei di A7 in cui venivano anche giocatori professionisti, da qua è passato tipo Dennis Godeas e poi Terzo di Aquileia. Per me c'è il mio paese, io qua ho sempre fatto tutto, mi trovo bene. C'è tutto a Terzo, non manca niente, si sta bene a Terzo di Aquileia. E allora Giorgia, ti ho portato in Piazza Europa per concludere questa puntatona che è stata ricca di emozioni e ricca di bella gente, eh? Sì, abbiamo fatto un bel tuffo nella bassa friulana, diciamo così. Mi è piaciuto anche questo personaggio incredibile che è il sindaco, che si è preparato tutto questo percorso. Lui ha detto: io non ho grande architettura da farvi vedere, ma voglio farvi vedere il calore delle persone, e questo è importante per far vivere le comunità, e non ce lo dobbiamo dimenticare. Secondo me c'è riuscito, quindi sì. Complimenti al sindaco e complimenti alla comunità di Terzo d'Aquileia, veramente un luogo secondo me da scoprire tutti insieme. È vero, quindi mi raccomando, uscite da quella statale quando siete diretti a Grado, fate una piccola deviazione e andate a vedere tutte quelle piccole cose che vi abbiamo fatto vedere: la chiesetta di San Martino, la fiera di San Martino, se è della zucca, se insomma passate in quel periodo, ma anche insomma qui proprio nel cuore di Terzo, fermatevi a respirare questa accoglienza. E magari chiedete anche delle varie associazioni. Però Giorgia, prossima settimana dove siamo? Non possiamo dirlo. No, lasciamo un po' di suspense, ok? Vabbè, noi proseguiamo allora, mi raccomando, continuate a seguirci, TV12, il mercoledì, tag in comune. Andiamo Giorgia, ciao. Dai. Questa trasmissione è stata offerta da Credi Friuli, la banca che ha il Friuli dentro.